Nell'ultimo fine settimana e durante il ponte di Ferragosto, i carabinieri del Comando Provinciale di Benevento hanno provveduto ad intensificare, attraverso l'articolato impegno di 132 pattuglie, il controllo dell'intero territorio sannita, concentrandosi su veicoli, conducenti e passeggeri, nonché esercizi pubblici. Il richiamato dispositivo ha permesso di contestare a pubblici esercizi 12 sanzioni amministrative per 3.000 euro complessivi, controllare in totale 630 veicoli, identificare 840 persone, ritirare due patenti di guida, sottoporre a sequestro amministrativo 5 veicoli per circolazione senza l'assicurazione per responsabilità civile obbligatoria con conseguente ritiro delle 5 carte di circolazione, elevare 9 infrazioni al codice della strada per un totale di 17.000 euro di vetture circolanti con fermo amministrativo, elevare sanzioni al codice della strada per guida senza patente, circolazione a velocità non commisurata alle condizioni della strada, omessa revisione, uso di apparecchi radiofonici durante la guida ed altro, comunicare alle autorità competenti 3 soggetti per uso personale di stupefacenti, rinvenire 20 grammi di hashish e 13 grammi di marijuana occultati in un'aiuola e successivamente sottoposti a sequestro, denunciare in stato di libertà un conducente di una vettura coinvolta in un sinistro stradale con feriti, opposto agli accertamenti per la verifica dello stato di ebbrezza e assunzione di sostanze stupefacenti. Il controllo del territorio è stato rafforzato particolarmente nel fine settimana ed in occasione delle festività allo scopo di garantire maggior sicurezza alla popolazione, turisti e visitatori, agli utenti della strada e di prevenire i reati predatori. Nella giornata di Ferragosto, Liberato Guerriero, in rappresentanza del Dipartimento, ha fatto visita all'Istituto Penitenziario Beneventano per manifestare la vicinanza dell'amministrazione penitenziaria al personale. L'alto dirigente si è recato all'interno dell'istituto esprimendo sentimenti di gratitudine al personale di polizia penitenziaria impegnato nelle attività intramurarie in concomitanza del giorno festivo, intrattenendosi con i presenti per un caloroso augurio ai poliziotti e alle loro famiglie. Al termine della visita, Guerriero ha espresso apprezzamento per l'organizzazione complessiva dell'istituto e per l'alta professionalità riscontrata nel personale che, nonostante le difficoltà, riesce a coniugare l'impegno professionale al servizio del paese con un'elevata umanità nei confronti dei ristretti. Apprendo da notizie stampa confermate all'albo pretorio del Comune di Benevento che Palazzo Mosti, in pieno agosto, approfittando del periodo vacanziero e della conseguente distrazione dei beneventani, ha voluto procedere all'aumento degli emolumenti previsti per sindaco, assessori e presidente del Consiglio, praticamente raddoppiando gli importi. Così, in una nota, Orazio Pio del Grosso, neoaderente a Forza Italia ma già candidato alle ultime amministrative di Benevento proprio nella lista Mastella, il sindaco passa da 4.509 a 9.660. Orbene, pur volendo sorvolare sugli aumenti dei componenti della giunta, non giustifichiamo l'aumento dell'indennità del sindaco. Affinché tale comportamento non assuma tratti indecorosi, invitiamo Mastella ad incassare quanto attribuitosi, poiché statuito dalla legge, ma poi a devolverlo integralmente ad associazioni e enti che si dedicano alle fasce più deboli della sua città. Devo chiarire, al contrario di come traspare da alcuni articoli apparsi su organi di stampa, che ad agosto non c'è stato nessun aumento dell'indennità degli amministratori. È falso. Si tratta invece di una normale canonica determina che applica una legge dello Stato. Gli amministratori del Comune di Benevento percepiscono esattamente la stessa somma di quelli di tutte le altre città italiane della medesima consistenza demografica. Non c'è nessun aumento. C'è l'applicazione di una normativa varata dal governo Draghi che vale per tutti. Così, in una nota, l'assessore Maria Carmela Serluca. Ed è una determina che viene pubblicata ad agosto, così come nei restanti mesi dell'anno. Troviamo di una pochezza politica sconcertante che un partito come Forza Italia possa legare il suo nome ad una polemica che, per livello di demagogia e banalità, sarebbe stata evitata perfino dai meet-up grillini di 15 anni fa. Attendiamo ansiosamente, conclude l'assessore al bilancio del Comune di Benevento, che il deputato Rubano ordini ai sindaci che aderiscono al suo partito e che sono alla guida di comuni sanniti di tagliarsi l'indennità.
Quarto colpo di mercato per il Benevento Calcio. In arrivo Marco Pinato, primo rinforzo a centrocampo, svincolato per via della mancata iscrizione del Pordenone. Oltre a Pinato, i nomi caldi per il direttore Carli sono Davide Agazzi della Ternana e Krisetig della Regina, che ritornerebbe nel Sannio. In attacco Piovaccari della Giuliano, in alternativa a Moncini, che resta la prima scelta di mister Andreoletti e della società. Terminata la fase del ritiro precampionato, il Benevento Calcio è tornato ad allenarsi presso l'impianto sportivo dell'Antistadio Imbriani di Benevento. Dopo 3 giorni di riposo, i giallorossi, agli ordini di mister Andreoletti, hanno svolto attivazione con mobilità, partita per ricerca ampiezza, blocchi di lavoro aerobico e partitina finale. Il Benevento Calcio ha comunicato il dato aggiornato relativo alla sottoscrizione delle tessere per la campagna abbonamenti della prossima stagione sportiva 2023-2024 Fai la tua mossa. Al 16 agosto gli abbonamenti sottoscritti sono 1950. È tutto con questa notizia, vi aspettiamo alla prossima edizione del VG7 Flash, oppure vi invitiamo a consultare la versione online delle nostre news www.tv7.net oppure sull'app TV7 Benevento, scaricabile gratuitamente su tutti gli smartphone.